Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Mi trovo qui con Angela. Ciao Angela. Angela, vorrei premettere che Angela ha fatto un percorso con me online di 9 settimane e poi, grazie al suo entusiasmo, ai risultati che può aver ottenuto, adesso ce lo racconterà, ha scelto di partecipare dal vivo al seminario di 4 giorni, 2 giorni di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e poi altri 2 giorni il lavoro di connessione al sé superiore. Angela, raccontami un po', io vorrei sapere da te cosa ti ha spinto a venire qui al seminario dal vivo, ma anche che cosa ti ha dato il percorso online e magari anche la differenza tra i due, se è possibile. Allora, raccontaci un po'. Parliamo intanto della differenza tra i due, perché è la cosa che a livello razionale posso subito dire, sì, ed è un beneficio esponenziale. Se il beneficio da 1 a 10 rispetto alle aspettative, al desiderio, comunque a quello che è arrivato online, è 8 da 1 a 10. Questo è esponenziale, cioè 10 all'ennesima potenza, perché è proprio il contatto fisico, non c'è niente da fare. Dal mio punto di vista la materialità, l'abbraccio, la vicinanza danno un beneficio esponenziale. La parola più adatta è questa. Sì, sì. E questo è. Quindi a livello razionale non lo sapevo che avrei avuto questo beneficio, questa risposta, ma ormai lascio parlare il cuore guida, mi affido, tant'è che quando hai parlato di un seminario in presenza, certo, addirittura Roma o Milano, io ho sperato che fosse a Roma perché io a Roma. Nonostante questo ostacolo che è arrivato subito per la tua scelta di Milano, ho sentito di doverlo prenotare subito perché era la cosa giusta per me, e quello che arriva adesso è proprio la conferma di poter aver visto la differenza fra l'online e la presenza senza nulla togliere all'online. E certo. E forse ho fatto quello in presenza grazie a, grazie a quello. Quindi tutto serve e ogni esperienza ha un suo significato, e dal mio punto di vista prima la devi vivere l'esperienza, dopodiché ne godi del risultato, anche a distanza. E quindi tu mi hai fatto altre domande, sì, su questo percorso. Adesso devo dire, mi è arrivata tanta roba e onestamente c'ho tutto una nube di energia, un qualcosa che mi ha riempito e che per fortuna non razionalizzo, perché sento che tutta questa roba viaggerà con me nel tempo e è un po' come il cibo che non ti dà beneficio subito, il cibo corporeo, sì, ma è quella roba che attraverso una trasformazione poi ti darà l'energia per vivere, per fare. Sì. E questo, questa buffata forse, sì, non è così pertinente, però questa grande, questo grande beneficio che è arrivato è tanta roba e piano piano ci vuole tempo per metabolizzarlo, no? Arriverà al momento giusto, certo, e quindi sento che questo sì, detto anche con l'azione, non solo con il cuore, ma proprio pagandomelo subito, mettendo i soldi da parte, gestendo le mie risorse, e è esattamente confermato e sento di essere nella via giusta per me. E questo grande nutrimento mi servirà ad aprire questa nuova parentesi, Rossella sa che mi sono presa cura di me e degli altri in un lungo percorso che è diventato anche il mio lavoro, certo, per 40 anni in un giorno, ma la vita mi porta a un grande cambiamento, perché la vita sta cambiando, il mondo sta cambiando e anche il mio prendermi cura dovrà essere diverso. Che comunque tu vuoi anche far diventare tuo questo percorso, per poi questo aiutare. Percorso è già mio, è già tuo, è già mio. Benissimo. Ed è un crescendo. Benissimo. E una persona prima di me ha parlato di escalation, cioè di salita, sì, eccetera, ed è un percorso evolutivo. Sì. Quindi le energie dell'invisibile stanno diventando la realtà, cioè ciò che è invisibile agli occhi è visibile al cuore, è una scoperta meravigliosa. Quindi ho scoperto che la bellezza pura e vera è quella che viene dal cuore, con gli occhi del cuore e con il sentire del cuore. Quindi ho scoperto queste grandi capacità arrivate grazie alle disgrazie, grazie alla sofferenza. Grazie alla sofferenza. Sembrerà assurdo, un paradosso, però grazie alla sofferenza io
ho raggiunto l'autostrada verso il cuore, quindi è stata un'accelerazione, la sofferenza è stata un'accelerazione per queste capacità cardiache. Però adesso la domanda è questa, la sofferenza serve come risveglio, no? Cioè, come è una specie di insulto della vita a fin di bene, quindi sì. È la vita che ti chiama alla bellezza e all'amore e al senso profondo della vita, siccome non lo comprendi in altre maniere, alla fine ti porta quell'insulto forte che non è altro che uno scuoterti e, come dicevi tu, un risveglio. Quindi tutto serve e tutto è a fin di bene. Assolutamente sì. Anche ciò che sembra e che forse è, sotto certi punti di vista, un dolore e una sofferenza. Io però ricordo... questo che stai vivendo è tutt'altro, giusto? Assolutamente. È aver compreso il senso profondo della sofferenza, che è sofferenza solo fino a un certo punto, ecco. Dopodiché è solo energia ed è solo bellezza. Per chi ha lavorato tanti anni in ospedale nella professione d'aiuto, è arrivato il senso vero e profondo, quindi sono arrivata alla mia vera fioritura, direi. Che bello! E quindi questo è... sento che è passato tanto tempo a livello terreno, però a livello esistenziale è il momento forte della manifestazione di chi sono. Quindi... ascolta, mia grazie. Cara, grazie a te. Quindi tu hai vissuto tutto questo lavoro sulla guarigione online e poi 2 giorni qui al seminario in presenza di sabato e domenica. Adesso oggi è martedì, il secondo giorno dove dobbiamo completare il percorso di connessione al sé superiore. Dimmi un po' come l'esperienza della connessione che tu hai ricevuto e come l'esperienza di imparare tu a facilitare, perché tu mi hai detto proprio ieri mentre facevi gli esercizi, andavi a puntare sui meridiani, sulle linee del corpo, hai provato una gioia immensa nel facilitare questo lavoro. Sì. Quindi c'è qualcosina di diverso rispetto alla guarigione, al riequilibrio energetico in sé? Sì. Allora, con la guarigione ho scoperto una cosa che non mi era capitato mai, o comunque non l'avevo mai sentita così forte, che non c'è più differenza tra il dare e ricevere. Quando tu pensi di dare, in realtà stai ricevendo. Sì. E mentre ricevi stai dando, è un'alchimia particolare. E questa roba qua, il seminario è consistito in 2 parti, sì. La prima parte me l'aveva fatto sentire e ieri ho percepito un valore aggiunto di cui ancora non ho la piena pienezza, sembra un paradosso, però la piena consapevolezza. E siccome, come dicevo prima, il cibo non ti dà subito l'effetto di nutrimento subito, ma ha bisogno di essere elaborato, sedimentato, decantato, ha bisogno della sua trasformazione, sento che questi 4 giorni estremamente intensi, in cui sto così, non posso stare che in accoglienza, piano piano poi porteranno i loro frutti e mi indicheranno la strada. Ecco, una cosa che posso dire, senz'altro molto vera per me, e che ha aumentato il senso di fiducia e di luce e di apertura al nuovo con grande gioia e serenità. Quindi l'ignoto lascia dietro la paura e si apre alla bellezza, alla luce e alla scoperta. Che meraviglia, veramente. Questo è l'effetto di questi 4 giorni. Bellissimo. Un'ultima domanda. Tu, se dovessi dare un consiglio, a chi consiglieresti di fare questo percorso? Allora, sento che ogni persona sta al momento giusto, al punto giusto della sua vita, anche se dentro si sente nel posto sbagliato. Si sente nel posto sbagliato, al momento sbagliato, solo perché non è centrato. E manca la consapevolezza e la centratura. Però se si affida e riesce a riconoscere quando sta nella paura, e quando invece ciò che lo governa è la fiducia, ecco, se riesce a distinguere che la guida in quel momento è la paura o la fiducia, se riesce a vedere questa differenza, allora lì è pronto per questo percorso. Okay. E quindi tutti siamo pronti, ma a volte non ne siamo consapevoli. Quindi lasciamoci guidare proprio da un sentire che è diverso dalla testa, ma un qualcosa che si muove. Io adesso dico a livello energetico, ma qualche anno fa non so. Forse qualche mese fa esatto. Non sarei riuscita a esprimerlo in questa modalità. Quindi l'evoluzione, il cambiamento e la trasformazione, anche se è repentina, stiamo nel flusso, stiamo sopra le onde, perché noi non siamo
quell'onda, siamo il fondo dell'oceano, calma e bellezza e pace. Grazie infinite Angela, grazie, ti posso abbracciare? Assolutamente! Grazie, batte di questo. Grazie, grazie. Grazie a noi, grazie alla vita. Bella. Grazie a tutti, buona serata.